Ora è ufficiale, da oggi Alitalia è di nuovo commissariata. Nel corso degli anni, mentre la compagnia di bandiera cercava di sopravvivere tra una crisi e l'altra, le uniche voci che decollavano erano quelle relative agli stipendi e alle buonuscite dei manager che si sono susseguiti. La cosa più sorprendente è che questa qui è un'azienda che in 16 anni ha chiuso soltanto una volta il bilancio inutile, quindi diciamo non ci sarebbe stata neanche la motivazione per dare queste meravigliose buonuscite. Domenico Cempella ha lasciato Alitalia con 2,9 milioni di euro, Francesco Mengozzi con 1 milione. Per Giancarlo Cimoli si parla di 3 milioni, anche se il suo legale smentisce. Andrea Ragnetti si è accontentato di poco meno di 1 milione. E poi Cassano, l'ultimo, fino al 2015, amministratore delegato, è uscito con circa 2 milioni e mezzo di liquidazione. Tanti, troppi, per una compagnia che dal 2009 ad oggi, tra cassa integrazione, incentivi e finanziamenti, è costata ai contribuenti 7,5 miliardi di euro. Come finirà questa volta è ancora un mistero. Il ministro dello sviluppo ha detto che non sarà nazionalizzata. Speriamo, perché sarebbe veramente l'ultimo sfregio ai contribuenti questo.